Si perde ancora un po' di tempo. Ricordiamo comunque che qui al campo della Romulia si disputa la quarta giornata dell'UEFA Super League tra Alba Roma e Lokomotiv Casilina. 0-0 il punteggio e c'è la chiamata per fuorigioco. Non so se rimarrà a questo punto il cartellino giallo oppure no. Ancora una volta si stoppa il gioco. Probabilmente non chiarissime queste regole perché con l'intervento del VAR ovviamente abbiamo tutte le regole del calcio di Serie A. Quindi si dovrebbe far proseguire l'azione e poi andare a vedere l'irregolarità sul campo e attualmente altro cartellino giallo questa volta per il Lokomotiv, per il numero 19. Non sembravano Di Geronimo, in questo caso prende il cartellino giallo. Non sembravano proteste, ma piuttosto un colloquio semplice finito con un cartellino giallo che pesa all'inizio di questa partita. Sarà Mininni a riprendere il gioco, interrotto per un paio di minuti per queste controversie. Alba Roma in possesso. Vediamo se la palla ritornerà a Canepa. Ma ora per vie centrali. Attenzione Lokomotiv, che sembra comunque essere in partita, non certamente una squadra da ultima classifica. Ecco il lancio lungo che va a cercare il 19, la palla che filtra, rimane un po' lì. Il 6 che appoggia verso Casanica e va, Altana libera tutti. Buono il gioco di corpo da parte del numero 7 dell'Alba Roma che va a superare Gatta che va ora per vie centrali, lo vede in linea, peccato che non passa questa palla. Il 98. Ottima la chiusura del Lokomotiv Casilina su questa azione che abbiamo visto l'Alba Roma giocare con i due difensori centrali per poi lanciare subito sulle fasce. Eccola ora una palla sulla fascia a destra, ma troppo lunga per il suo compagno. Denucci non trova il suo compagno. Subito una sostituzione per il Lokomotiv. Esce il numero 8, Bartoli. Vediamo appena si gira ed entra il numero 15, Gaeta. Anche per l'Alba Roma una sostituzione. Non abbiamo visto il numero che è uscito, sembra il 16 ed è entrato il 10. Quindi entra Mancini. Ed esce Longhi. Ora il 27 del Lokomotiv per vie centrali. Buono lo stop. Si gira e va a cercare subito il suo compagno. Troppo larga la palla, è profonda per riuscire ad arrivare al controllo. Ricordiamo che con la difesa attaccata dai tre giocatori del Lokomotiv si trova spesso pressata. Senza poter avere la possibilità di ragionare molto sulla prima palla, e se vuole portare a casa il risultato, questo dovrebbe essere il gioco del Lokomotiv. Attenzione, buona la chiusura. Ora palla verso Mininni. Attenzione a questi interventi, gamba altissima, non è d'accordo l'arbitro. Sviluppa sul lato destro. Attenzione a questa giocata. Cross in mezzo verso nessuno, la chiama Rizzi. Come dicevo prima,
queste categorie sia magari troppo pensiero su concludere l'azione piuttosto che portare uomini in zona pericolosa e quindi si trovano a sviluppare un gioco molto efficace sulle fasce, ma non avere nessuno in mezzo da poter servire. E quindi risulta un po' sterile alla fine il gioco dell'Alba Roma. Ora è Lokomotiv però, per vie centrali, prova a prolungare ma non riesce il controllo. Giocano vicino con il numero 4, non si intende però con il suo compagno. E Lokomotiv andrà a lanciare subito il 19 sulla fascia destra, vediamo se lo vede, ma tenta l'imbucata centrale, buono lo stop che allarga ora il 19, riceve possesso palla, mette in mezzo, troppo impreciso per arrivare sulla testa del proprio compagno. E ora sul lato sinistro va a sviluppare il Lokomotiv. Sembra non trovare più il bandolo della matassa, l'Alba Roma, non trovare più il possesso. Doppio passo! L'arbitro non fischia questo contrasto e ora l'Alba Roma in possesso. Bellissima questa apertura che purtroppo non arriva a destinazione, rimangono in due dell'Alba Roma in avanti e un solo difensore. Si è fatto male, a quanto pare, il giocatore dell'Alba Roma dopo quel contrasto su doppio passo se n'era andato e rimane a terra, un po' di apprensione nei suoi confronti. Ricordiamo il punteggio attualmente di 0-0 tra Alba Roma e Lokomotiv Casilina, 28esimo minuto del primo tempo. Abbiamo visto come l'Alba Roma ha più ordine, più gioco con possesso palla, mentre il Lokomotiv è un po' più confusionario e impreciso nella gestione tecnica del pallone, ma nonostante tutto riesce a tenere abbastanza gli attaccanti dell'Alba Roma al proprio posto. Ma se dobbiamo dirla tutta, attualmente più occasioni gestite e create dall'Alba Roma rispetto al Lokomotiv, che ora probabilmente chiamerà il cambio. Quasi pronti a ripartire. Forse no, si prova a chiarire il giocatore coinvolto nel fallo con il direttore di gara e per ora credo ci sia stata una sostituzione da parte dell'Alba Roma. È entrato il numero 16, Longhi. Tutto pronto. L'Alba Roma andrà a restituire, Caneva sarà l'autore di questo passaggio verso Rizzi, applausi per lui, pubblico delle grandi occasioni, attualmente 3 a gustarsi questo spettacolo. Ora non trova movimento nei propri giocatori, il Lokomotiv va a pressare in maniera aggressiva il numero 4. Jared Arguido più di una volta da parte del direttore di gara. Andrà a chiamare un cambio ora l'Alba Roma. Gioco fermo. Cambio in casa Lokomotiv, scusate. Per vie centrali, pressing del 10. Solitario il numero 10 a portare questo pressing. La
lancio lungo, colpita di testa, va a finire poi sui piedi del giocatore del Lokomotiv, che salta benissimo e va ad allargare verso il numero 19. A quanto pare amano cambiare gioco spesso. Cross in mezzo, prova lo stop di petto, la palla non arriva a destinazione. Vediamo se sceglierà di conservare questo fallo laterale. Così è, battuta velocissima. La palla che passa in un dribbling con il numero 15, ma va ora all'Alba Roma. Non riesce a lanciare il proprio attaccante. Lo fa ora verso il numero 7, Canepa. La sua galoppata, ma non c'è nessuno ad accompagnare. Si trova da solo contro Gatta. C'è anche il raddoppio, vediamo se riesce a prendere questo calcio d'angolo, ma comunque la palla viene crossata in mezzo. Solo l'11 ad accompagnare questa azione. Ripeto, come detto prima, queste azioni sono abbastanza sterili da parte dell'Alba Roma, perché non riesce a portare comunque uomini nell'area di rigore avversaria. E ora Gatta sul lato destro, scambia col 19, vediamo, no, si va ora a rifugiare verso il suo compagno. Contrasto duro, non fischia l'arbitro, e questa volta viene disarcionato il numero 7. Canepa viene disarcionato dal 6 del Lokomotiv, Amato. Ora spalle alla porta, va ad appoggiarsi verso il neo entrato, il numero 16, che tenta questa imbucata centrale col pallone basso, ma ben intercettata. Ed ecco ancora una volta che si allarga il Lokomotiv sulle fasce. Vediamo che scendono ad accompagnare, prova l'imbucata in mezzo verso il 19. E viene pescato in fuorigioco millimetrico, probabilmente di questione di pochi centimetri. La Roma un po' distratta in queste ripartenze, il Lokomotiv pronto ad approfittarne dove ce ne fosse l'occasione. Ho visto un gioco abbastanza simile delle due squadre, con questi lanci lunghi ad aprire ed allungare. Accompagnano ora un pressing timido i giocatori del Lokomotiv. Infatti Mininni va ad allargare sulla fascia destra verso il suo compagno numero 10, che lo trova anche, tenta il dribbling ma si perde un po', in cincischia con il pallone e non riesce a trovare una soluzione per impensierire Rizzi. E ora sarà rimessa probabilmente dal fondo da parte di Rizzi. Vediamo se allargherà su Gatta o giocherà vicino. Così è. Trentacinquesimo minuto, 5 alla fine del primo tempo di questa partita di UEFA Super League. Ricordiamo la quarta giornata qui al campo della Romulea, con un cielo che fortunatamente questa sera ci consente non solo di fare le riprese ma anche di giocare. Viste le scorse partite giocate con grossa difficoltà oppure rimandate per alluvioni impressionanti qui a Roma. La palla arriva in qualche modo ancora Lokomotiv, e classica palla ad allargare verso il 19. Gatta ora svirgola, disturbato da Canepa. Viene cercato spesso Canepa, probabilmente per la sua abilità nella corsa, nel dribbling. Vediamo se ci sarà occasione di vederlo anche al tiro. Ora Mininni ad impostare, deve salire un poco questa palla. Troppo lenta questa azione. Si arrabbia un po' il giocatore del Lokomotiv, numero 15. 10 spalle alla porta. Perde possesso, Mininni che esce. La palla arriva comunque al Lokomotiv, viene fischiato un fallo. Mancini prova a spiegarsi ai suoi compagni,
sulla posizione migliore. Gatta che scende sulla destra, vediamo se lo vedono. Buono il dribbling, attenzione, si avvicina. Largo sulla destra. Anche Gatta rimorchio, lo vede ora, c'è lo scarico, tenta, non si è capito cosa. E la palla torna a Casanica. Lancio lungo di Casanica. Buona la chiusura del centrale difensivo. Duro il contrasto, palla piena. L'arbitro che cerca di far giocare il più possibile, non sta fischiando tanto. E questa azione si spegne comoda sul fondo, ora per vie centrali. Largo sulla fascia sinistra, viene cercato Canepa, che va, si appoggia verso Mancini, che ora riprende il possesso palla. Prova a lanciare il numero 3, attenzione al fuorigioco. Lo intuisce il 3, non manda Canepa in avanti, ampiamente in fuorigioco. Ci prova ora, ma viene chiuso. Diciamo entrambe le difese molto ben piazzate. E ora esce l'Alba Roma. Deve scaricare questa palla se non vuole... Hanno provato uno scambio tra la grande galoppata di Mininni, che non è nuovo in queste discese, come abbiamo visto in altre occasioni, essere parte integrante A volte si è reso molto utile anche come assist man. E può essere pericoloso di testa. Ora il cross in mezzo, proprio a cercare lui che va di testa. Gatta non ci arriva, attenzione a Canepa, il cross in mezzo, Ricci! Ricci dice no questa volta, prontissimo con il piede a cacciarla dallo specchio della porta. Solo calcio d'angolo, si devono accontentare. Ragazzi dell'Alba Roma, come abbiamo detto, lancio verso Mininni che prova ad incornare ma non è riuscito. Ora il cross sul calcio d'angolo, la palla comunque rimane lì. Ora il Lokomotiv che cerca di distendersi sul lato sinistro. Palla troppo complicata. A volte basta fermarsi, capire, alzare la testa, ragionare un momento, piuttosto che andare a perdere questi palloni in un nulla di fatto. Discutono sulla rimessa laterale, vediamo se il Lokomotiv non la restituisce, quindi a quanto pare si riprende il gioco per vie centrali. Il numero 6 del Lokomotiv, Amato, non riesce a trovare nessuno. Rizzi con questa palla un po' troppo morbida, ancora Amato, ancora una volta la palla torna ad Amato. Rizzi quasi a metà campo, palla per Gatta, Amato prova a allargare verso il suo compagno di reparto, sembra essersi spenta la cattiveria agonistica proprio adesso verso la fine del primo tempo. Attualmente il 40° minuto è scoccato. Canepa ha provato di prima ma non trova se non il numero 27 del Lokomotiv, va ad aprire sul lato sinistro, riesce a mantenere la palla,
Ora vediamo con una finta disorienta il proprio marcatore e nulla di fatto ancora l'Alba Roma, non riesce a tenere il possesso una volta recuperato su queste azioni. Deve ragionare l'Alba Roma, attenzione a quest'anticipo. Nel tentativo di rinviare questa palla, nonostante l'arbitro avesse fischiato, stende il proprio compagno e troviamo Esposito colpito probabilmente nelle parti più delicate. Non sappiamo momentaneamente l'entità del recupero, però con le due o tre interruzioni ci aspettiamo almeno un minuto di recupero. Ancora una volta quasi sui 30 metri, il Lokomotiv cerca di chiudere il primo tempo in attacco. Vediamo se andrà con il destro, rincorsa breve, non credo che andrà al tiro da quella distanza, infatti è più un appoggio sul secondo palo a cercare il numero 28, ma fuori gioco, sbandierato da parte del guardalinee. Ora De Santis che ha scaricato per vie centrali, preso in pieno, ora il numero 3 si rifugia da Casanica, ma l'arbitro decide di interrompere questo primo tempo 0-0 tra Alba Roma e Lokomotiv Casilina.
Diciamo. Ah. Eccoci di nuovo qui al campo della Società Sportiva Romulea, in diretta per voi da destra verso sinistra. Si sposta il locomotive in casacca arancio, mentre da sinistra verso destra l'Alba Roma in casacca blu. 0-0 il punteggio, ricordiamolo, nessun dato troppo saliente, se non qualche occasione forse più ghiotta non sfruttata dall'Alba Roma, poche occasioni invece costruite da parte del Lokomotiv, che deve riuscire a raccogliere punti vista la sua situazione in classifica. Ora lato destro, subito l'Alba Roma. Avevamo visto nelle fasi precedenti una grande intensità di gioco nei primi minuti e poi gli ultimi 5 minuti un po' sottotono entrambe le squadre. Ora subito calcio d'angolo per l'Alba Roma sul lato destro. Vediamo ancora una volta come cercano di portare le proprie aquile nell'area di rigore avversaria. C'è il cross in mezzo. Simone non va a saltare, Mininni. Attenzione! Viene invocata la mano con una deviazione fortuita, per poco non scaturisce un gol e invece il portiere riesce fortunosamente a rimediare in calcio d'angolo. Ora il cross in aria, il portiere tenta una timida uscita, la palla rimane lì e la riagguanta. Senza nessun problema Rizzi. Gioca sempre con il suo compagno più vicino, in questo caso Mele, che allarga ora sulla fascia, la palla non raggiunge destinazione. Sarà ancora l'Alba Roma con questa percussione centrale, interrotta fallosamente dal Lokomotiv. Partita tutto sommato abbastanza corretta e sportiva da parte di entrambe le squadre. Anche l'arbitraggio non nulla da dire. Sarà De Santis a battere questo calcio di punizione. Tutto largo sul lato destro il numero 2 dell'Alba Roma. Pronto a sfruttare una disattenzione, Tarquini in questo caso, palla in mezzo, in realtà nulla di fatto, si allunga troppo la palla su questo controllo, l'11 va a terra, De Nucci viene colpito. Mele batterà ora il calcio di punizione dalla difesa. Alto il pressing dell'Alba Roma. Prova a girarsi, vediamo come risolverà questa situazione. Non riesce a girarsi, sarà rimessa laterale. Battuta subito veloce verso il numero 8. Ora deve uscire. Buono il lancio in profondità. Va a proteggere il 6 che si rifugia dal proprio portiere. Ora il numero 2, Tarquini. Tarquini per vie centrali. Viene pressato bene, riesce a recuperare il Lokomotiv con il numero 27 per vie centrali. Ora tocco di prima. Ancora prova a impostare nel miglior modo possibile. Sembra riuscirci piano piano, ma alla fine vogliono superare troppi giocatori e si ritrovano completamente da soli. Attenzione a questa azione un po' sprecata da parte dell'Alba Roma. Erano 2 contro 2, ma una palla alzata in cielo, lentissima, dalla possibilità di recuperare questa palla. E ora il Lokomotiv.
che vuole puntare, vuole cercare la porta, non la trova, perde il tempo su questo lancio verso il numero 10. Buono il passaggio filtrante, attenzione, si ferma Canepa, non servito subito dal suo compagno, ha provato a togliersi dal fuorigioco, ma ormai si era fermato e quindi palla irraggiungibile per lui. Ora è Lokomotiv con questa imbucata centrale, l'arbitro chiama il fuorigioco. Ricordiamo che con la presenza del VAR si dovrebbe far proseguire l'azione e poi controllare se ci fosse qualche dubbio, ma ora l'Alba Roma con il numero 10 che prova a recuperare questa palla, ma viene stoppato dall'esterno sinistro difensivo del Lokomotiv. E ora di nuovo la palla che prova ad andare sulle fasce. Il numero 4 in possesso, lancio lungo, c'è la spizzata verso il 98, ma il 2 dell'Alba Roma, Tarquini, va a coprire su Berardino. La palla sfila tutta sulla fascia e ora sarà Rizzi di nuovo in possesso. Subito al rilancio, non la stoppa nemmeno e regala questa palla all'Alba Roma che ora tenta l'imbucata. Prova il dribbling all'11, prova a portare questa palla, nessuno a rimorchio, forse lo vede ora. Vediamo se c'è lo scambio. Va per vie centrali ora, prova l'imbucata con il numero 8, la difesa è ferma, scivola al momento di passare questa palla. Pare essersi fatto non male, ma di più, perché è proprio scivolato nel momento di impattare la palla. Sportivamente Mele interrompe il gioco dando la possibilità di recuperare. Grande atto di fair play, potevano portare palla, uscire e andare a colpire, hanno invece optato per dare la possibilità al giocatore di riprendere la propria posizione. Lo Presti in questo caso è andato, ha provato a impattare la palla, in realtà è scivolato in una spaccata dolorosissima. Vediamo che si tocca purtroppo la gamba sinistra, probabilmente un movimento male, storto, strano, gli dà noia attualmente, probabilmente uscirà. L'Alba Roma rimane con una difesa a 4 contro i tre attaccanti del Lokomotiv e cerca sempre di pressare nei primi minuti molto molto alto, a prendere subito il possesso della palla e girarlo verso le fasce laterali. Un contrasto, questa volta un colpo fortuito alla nuca. Giocano veloce e vicini. Rimane praticamente quasi una difesa a 2. Mele in possesso, vediamo se vede largo il suo compagno, il numero 4, bellissimo il passaggio nel buco, come un colpo da biliardo nella buca. Ora il cross in mezzo, prova l'incornata, ma anticipato dal difensore dell'Alba Roma. Molta confusione, Mele ora in possesso, troppi dribbling a portar palla, va a liberare questa azione, attenzione a Rizzi che prova l'uscita ma è in ritardo, vediamo cosa farà, ci mette una pezza e salva tutto quanto. Grande la lettura di Rizzi. Che salva la propria squadra ancora sullo 0-0. Ricordiamo, come detto, bastano piccole occasioni per generare situazioni di vantaggio o svantaggio. Poteva essere questa, ma Rizzi ci mette una pezza, diventa il libero difensivo di una volta, si va a prendere questa palla e dà la possibilità di respirare un po' la propria squadra, che abbiamo visto addormentarsi più di una volta in difesa. Attenzione a questa palla persa da Mininni, che dà la possibilità all'11, ma attenzione, si infortuna
correndo, probabilmente uno strappo, si tocca la gamba destra, si è probabilmente fa cenno di un di uno strappo, probabilmente ha provato la cavalcata vincente, era praticamente da solo sul lato centro-sinistra nel campo e purtroppo si è dovuto fermare perché probabilmente si è strappato. Sentiamo da qui anche le urla del giocatore che non sono piacevolissime. Speriamo che non sia nulla di grave e che non sia effettivamente un reale strappo. Aumenta qui il pubblico a 5 gli spettatori sulle tribune. Non posso dire che partirà la ola, ma apprezziamo l'impegno dei pochi temerari che sono venuti a vedere questa partita nonostante le previsioni non fossero state proprio felicissime, però devo dire che il cielo è sereno, ha smesso anche di piovere e ora esce dal campo portato dai propri compagni l'attaccante, il numero 11 del Lokomotiv, Denucci. Partita finita per lui. Viene restituita la palla ora all'Alba Roma, purtroppo ci abbandona il numero 11 Denucci del Lokomotiv dopo una gran palla recuperata nella metà campo e lanciato verso la porta avversaria, purtroppo si è fermato per un dolore alla gamba destra, probabilmente uno strappo, però fortunatamente è uscito senza grossi problemi, speriamo non uno strappo grave. Viene buttata la palla fuori per dare la possibilità della sostituzione perché attualmente il Lokomotiv Casilina era in inferiorità numerica. Devo dire tra queste due squadre una sportività attualmente mai vista nelle partite in cui sono capitato a fare la telecronaca e questo ci piace. Ora il lancio lungo del 18, la impatta male, Mele interviene in qualche modo, la prolunga verso Mininni che sbaglia. Mininni sta sbagliando un po' troppo in questi minuti, ricordiamo siamo al minuto 14, però ci sono state parecchie perdite di tempo. Scusate, 13 minuto. Ora sul lato destro, Gatta. Viene chiuso. La rimessa è blu. E la gioca veloce verso il numero 10. Ora prova l'imbucata centrale, attenzione a questo scambio, viene chiamato il fuorigioco ma la palla è comunque alta, esce a Valanga Rizzi, la classica uscita del portiere se non prendo la palla, prendo il giocatore, ma gioco fermo per fuorigioco. Punizione laterale destro, Mele
Primo pallone passa sempre tra i suoi piedi, 98. Ora devono portare palla sopra. Difesa ben piazzata dell'Alba Roma. Lokomotiv in possesso lato destro. Vediamo se riesce a portare questa palla pericolosa, ma attenzione, ancora Mele, in qualche modo deve metterci una pezza. Vediamo se si appoggerà su Rizzi questa palla pericolosa, ma Rizzi, grande la capacità gestionale di Rizzi in questa partita, che ha deciso su più interventi molto pericolosi, ha dato il suo contributo a mantenere questo risultato sullo 0-0. Quindi buona la prestazione del portiere del Lokomotiv. Ora l'Alba Roma, Menini non trova nessuno e rallenta questa azione, troppo lenti a costruire gioco, con De Santis che la riporta sul numero 6, che ora va ad allargare. Vediamo se Gatta ci arriva, non ci arriva, stop a seguire, attenzione a Canepa, ha provato il tiro, in qualche modo Rizzi, la palla sicuramente sarà umida e scivolosa. Per chi ha giocato in porta sicuramente capirà la difficoltà nel bloccare anche le palle più semplici, ricoperte da quel velo di umidità che dà tanta noia ai portieri. Ora cross in mezzo, buono questo calcio d'angolo, vediamo Menini che ci prova, non ci arriva, il tiro al volo, alto sopra la traversa. Mancini, l'autore del tiro con il sinistro in una mezza sforbiciata. Non trova lo specchio. Mele, Mele ancora in possesso palla, vanno ora per vie centrali, il numero 27 Bellini, la scarica ora, buono, spalle alla porta, ora pronto a lanciare il neo entrato, attenzione a questa corsa. Ci ha provato in tutti i modi a sfondare con la rapidità, ma buona la difesa dell'Alba Roma che ora è pronta ad impostare e lo fa con il numero 8. Prima purtroppo autore di un'occasione ghiottissima, scivolato facendosi anche un po' male, interviene il numero 8, purtroppo va a passare la palla verso l'arbitro, lo presti in questo caso e dovrà ricominciare tutto l'Alba Roma lasciando solo i due centrali difensivi. Non riesce Mele, ora pronto ad uscire, devono portare un po' questa palla, c'è la norma del vantaggio, esce bene il numero 6 dell'Alba Roma, De Santis, ora largo per Gatta che gli viene chiesto l'impossibile. È rimasto giù il giocatore del Lokomotiv Casilina, un po' preoccupati. Cerchiamo di non far innervosire questa partita, visti gli episodi di grande correttezza da parte di entrambe le squadre. Il direttore di gara con molta calma va a sincerarsi delle condizioni del numero 18, sembra da qui. Si rialza e ora può riprendere il gioco. Centrale per Menini, ora scarica questo il suo compagno che va al lancio lungo. Questi sono gli spunti che sta fornendo l'Alba Roma, questi lanci lunghi che cercano sulle fasce e poi qualcuno in mezzo che la possa schiaffare dentro. Fuori gioco da parte del numero 18, ha provato il tiro. Fuori gioco, buona la linea difensiva.
Ancora Minni. Cerca De Santis. Prova ad allargare sulla fascia sinistra. Lo presti. Va a cercare il numero 11 che si fa vedere. Ora largo sulla destra, il numero 2, vediamo. Tenta il tiro da fuori aria, ma sembra più un cross morbido che una conclusione che possa impensierire un minimo Rizzi, che andrà a giocare verso i suoi compagni. Porta palla al 27. Buona la palla in profondità verso il nuovo entrato. Numero 26 è Luciani. Spalla alla porta di cattiveria. Gatta riesce comunque a conquistare un fallo laterale. Eccolo ora il 27. Prova a fare capitare palla ai suoi compagni, così riesce ancora una volta, si avvicina passo passo come se fosse una partita di rugby. Un pezzo alla volta, un quadratino alla volta, fino ad arrivare il più possibile. Attenzione, la palla rimane in campo! Non è di questo avviso il guardalinee. Minini ancora verso il suo compagno laterale destro, la stoppa. Troppa sicurezza, a volte fa fare gli errori peggiori. Tarquini in questo caso per poco non regalava il possesso al Lokomotiv. Ora la scarica verso Minini, che va per vie centrali verso il suo compagno numero 18. Ora il lancio lungo, il classico gatta a coprire. Buono lo stop, la mette a terra Canepa, si porta sul vertice dell'area di rigore, tenta il tiro, ancora una volta in qualche modo Rizzi, non proprio bello da vedere, ma efficace almeno. Attenzione, contrasto durissimo, ci aspettiamo almeno il cartellino giallo, si è sentito fino a qui. Ma non è di questo avviso il direttore di gara, completamente fuori tempo. Si è portato a casa un parastinco dell'avversario. E ancora una volta viene chiesto l'intervento del direttore sanitario, perché la botta sembrava essere abbastanza forte. Entra ora responsabile sanitario con la classica bomboletta spray, che andrà a metterci una pezza. 22esimo minuto del secondo tempo, 0-0 tra Alba Roma e Lokomotiv Casinina, quarta giornata dell'EIFA Super League. Ricordiamo, Lokomotiv Casinina 0 punti, ultima in classifica, mentre l'Alba Roma nona, che cerca riscossa per arrivare al vertice di questo campionato, comandato dal Montagnola momentaneamente con 10 punti. Effettivamente l'Alba Roma con una vittoria si porterebbe a 7 e farebbe un ottimo scatto in avanti, raccontando il Monte Rotondo. Alba Roma si rifugia verso il proprio portiere e ora prova ad impostare ancora una volta lancio lungo nella speranza di un errore difensivo, ma il numero 6 la controlla di petto, la mette a terra, serve il proprio compagno anticipato dal centrocampista dell'Alba Roma. Il nuovo entrato riesce comunque a strappare una rimessa lunga, prova in qualche modo a servirlo, non arriva a destinazione. Ora il Lokomotiv che può allargare, questa volta sbaglia tutto e ottima la diagonale difensiva che va a sbrogliare questa situazione. Minini che alza la palla, ma Mele interviene sul numero 10.
Attenzione, viene fischiato un fallo a favore del Lokomotiv. Non così d'accordo i giocatori dell'Alba Roma. Forse è stato fischiato un gioco pericoloso. Mele si avvicina su questa palla, la gioca vicino verso il proprio compagno, numero 15, che scarica ora. Mele ancora, che va a cambiare gioco. Troppo corto il passaggio. Alba Roma ora a ripartire. Forse la controlla con il braccio, l'arbitro non fischia, nuovo lancio lungo, sembra una partita di tennis ormai. Ancora un nuovo lancio a cercare qualcuno, ma l'unico che riesce ad arrivare su questa palla è Rizzi. Mele. Sale il pressing, attenzione. Rizzi in possesso palla, buona la spizzata, prova a prolungare. Mininni comunque in qualche modo verso Casanica, che trova il suo compagno. Attenzione al pressing del Lokomotiv, che abbiamo visto durante la partita essere abbastanza aggressivo. Buono l'intervento del numero 4, non è di questo avviso il direttore di gara. Barone è andato a prendere Minutello commettendo fallo e sarà punizione per l'Alba Roma. Sarà il numero 18 a battere questo calcio di punizione. De Santis, Simone, batte verso il numero 8, vicino, spalle alla porta, si gira, prova a passarla. Il numero 11 ora tenta il passaggio verso il suo compagno, ma Mele interviene in anticipo. Mininni che deve controllare. Non c'è attualmente il pressing del numero 18. Sale ora il nuovo entrato, numero 26. Deve allargare ora il numero 2, se lo vede sulla destra è tutto libero, ma il 4 mette ostacolo con quella gambetta. Attenzione, il tiro si spegne comodo sul lato destro del portiere. Minutello ha provato il tiro da fuori, strozzando però questa palla con il piede destro, non prende velocità e si spegne in maniera innocua sul fondo. Ora Rizzi è pronto al rinvio, vediamo se la giocherà verso Mele o qualche altro compagno vicino. Così è, verso Mele. Lancio lungo di nuovo, questa volta per vie centrali. Sarà quasi impossibile per gli attaccanti del Lokomotiv sfruttare questi lanci centrali, avendo l'Alba Roma Mininni molto molto fisico e alto. Sarà difficile andarlo a scavalcare con queste palle troppo morbide. Mininni ora prova a cambiare gioco, ma non trova nessuno se non regalare questa rimessa laterale al Lokomotiv, dove prendono un po' fiato e siamo al 27esimo minuto del secondo tempo. Ricordiamo il punteggio: Alba Roma 0, Lokomotiv 0. Ricordiamo più occasioni sviluppate per andare al tiro da parte dell'Alba Roma. Attualmente il Lokomotiv non sembra essere in grado di poter impensierire in maniera preoccupante il portiere dell'Alba Roma, ma ancora una volta il gioco fermo per un contrasto. Mancini zoppica un pochino, ma sembra essere in grado. Ora proteste verso il direttore di gara. Mancini ancora che ha qualcosa da dire. Ancora palla verso nessuno.
molta confusione in questa fase. Attenzione al nervosismo, Mele in qualche modo col sinistro, ancora per vie centrali, ora passeggia Mele. Sembrano un po' stanchi entrambe le squadre, forse qualche energia in più l'Alba Roma ce l'ha, ci mette il corpo, in questa volta fischia un fallo sullo Presti, una spinta di esperienza, però vede tutto il direttore di gara. E ora tutti all'arrembaggio, solo il numero 18 del Lokomotiv a dar fastidio, Reali sulla linea di metà campo, un solo difensore a far da guardia, il numero 3 Tarquini. Vediamo questa palla interessante che sarà scagliata in mezzo, eccola qui, attenzione alla spizzata! Il numero 6 se la trova davanti, ma non De Santis Valerio non riesce a deviare la direzione del pallone che viene agguantato da Rizzi. Buona la giocata del 98, se ne va con questo numero. Attenzione alla maglia. L'imbucata centrale non viene capita dai propri compagni. Minini a ripartire. Alto il pressing del Lokomotiv, ma sembra poter uscire l'Alba Roma. Non è così. E ora attenzione, parità numerica, 4 contro 4, 3 in aria. Attenzione al cross in mezzo. Minini a liberare, ma sempre verso Gatta, che non controlla. Probabilmente sarà blu la rimessa. Non era d'accordo Gatta, ora pronta a ripartire. Deve allargare sulla fascia destra. Attenzione a questa palla, il numero 11. Abbiamo visto essere entrato molto bene in partita. E non sarà calcio d'angolo. L'ultimo tocco a quanto pare è il suo. Minutello non riesce a sfruttare questa azione. E si riprenderà un'altra volta dal fondo, un'altra volta da Mele. E un'altra volta ricostruzione dal basso, un passaggio alla volta per cercare di portare questa palla in zona pericolosa. Torna sempre in possesso l'Alba Roma in qualche modo, perché è molto confusionario il gioco del Lokomotiv. Buono l'anticipo. Il numero 24. Ora il 98. La palla verso nessuno. La gioca vicino verso il numero 11. Prova il passaggio filtrante. Ecco la palla, attenzione. Attenzione a questo fallo. Viene indicato il dischetto di rigore. La palla è comunque passata, non sembrava aver preso comunque il pallone il difensore. Sicuramente l'attaccante lo ha preso. Adesso vediamo se verrà richiesta l'assistenza del VAR oppure no. Per ora la decisione dell'arbitro sembra quella di assegnare il penalty dagli 11 metri. Rimane a terra per ora il numero 8 dell'Alba Roma, Lopresti, che è andato a procurarsi questo calcio di rigore, intervento dell'assistente sanitario di nuovo. Si consulta la terna arbitrale, vediamo se chiederanno l'intervento del VAR oppure no. Intanto chiediamo alla regia di preparare, qualora ci fosse la chiamata della terna. Attenzione, questo potrebbe essere un rigore molto pesante, perché è un rigore che si andrà a battere
Al 34esimo minuto di gioco, quindi poi ci sarà poco tempo per recuperare e riaddrizzare questa partita. È tutto nelle mani di Rizzi per cercare di mantenersi aggrappati a quel piccolo punticino. Viene richiesto l'intervento del VAR. Vediamo il nostro occhio di falco che scende per portare le immagini al direttore di gara. Vediamo che cosa scaturisce da questa decisione. Ricordiamo che in questo campionato amatoriale abbiamo questa novità, il VAR, l'assistenza per eventuali decisioni arbitrali dubbie e quindi, non essendo in una posizione ottimale, hanno richiesto l'intervento della regia. Tutto pronto nel controllare queste immagini. Vediamo ora se verrà confermata la decisione di calcio di rigore oppure no. Sembra abbastanza deciso il direttore di gara e dischetto di rigore. Si partirà da questo calcio di rigore al 34esimo minuto. Sarà probabilmente, vedo il capitano con il numero 5 Mininni a prendersi questi 11 metri. Tutto pronto. Giocatori al limite dell'area di rigore, ben disposti. Pronto al fischio dell'arbitro. La rincorsa breve. Il tiro spiazzato Rizzi, 1-0, Mininni. Alba Roma in vantaggio al 34esimo minuto del secondo tempo. Si sblocca finalmente il punteggio dopo 74 minuti di gioco. Alba Roma in vantaggio, 1 Lokomotiv Casilina 0. Stava costruendo leggermente di più l'Alba Roma e, come avevamo detto a inizio partita, dai primi minuti in questi campionati basta un piccolo episodio per far scaturire un gol. Così è stato. Palla a destra. Dal nostro ovviamente punto di vista, portiere a sinistra. E così 1-0 per l'Alba Roma. Si ricomincia subito con Gatta che cerca di sfruttare la linea del fondo. L'autore del gol a liberare, ma malissimo. Attenzione a questo contatto. Dubbio anche questo, ma fa giocare il direttore di gara. Subito al rinvio Casanica. Non riesce a mantenere la palla in campo. Ora il giocatore del Lokomotiv Casilina, il numero 4. Ora la partita si potrebbe innervosire un po'. Non la deve perdere così, però, l'Alba Roma. Deve gestire ora, deve avere le capacità per ragionare. Che questo è un gol che pesa quanto un macigno. Viene fischiato un tocco di mano da parte del numero 4 del Lokomotiv. Barone in questo caso purtroppo regala un calcio di punizione. Devono velocizzare sicuramente il gioco perché siamo al 38esimo minuto di questa quarta giornata UEFA Super League. Ricordiamo, l'Alba Roma con questa vittoria si porterebbe a 7 punti. Avrebbe un ottimo balzo in avanti. Gatta a liberare, numero 6 in possesso. Buono il pressing del neo entrato del Lokomotiv, che non fa allontanare tantissimo l'Alba Roma dalla propria area. Manca veramente poco, chissà che cosa si inventerà. Difesa a 3 attualmente. La difesa a 4, scusate, con un attacco a 3 da parte dell'Alba Roma. La palla rimane in campo in qualche modo.
riesce ad andare in velocità, che libera il numero 10, attenzione a questa discesa, la deve restituire, attenzione, tiro fuori, con il sinistro si spegne, non riesce a trovare l'effetto giusto da poter trovare il palo più lontano. Mele ora vistosamente stanco, va per il lancio in mezzo, buono lo stop ma non il controllo. Ninini, l'autore del gol del vantaggio, grande la giocata, questo triangolo che libera il numero 8, che ha rimediato un ottimo calcio di rigore. Ora il cross in mezzo, attenzione, questa palla rimane al limite dell'area di rigore, tenta di metterla giù il numero 10, prova a girarsi, buono l'intervento in scivolata e rimedia, non si capisce, non rimedia un semplice fallo laterale dell'Alba Roma. Ricordiamo che sta per scadere il tempo regolamentare, 40esimo minuto, attendiamo solo ed esclusivamente il recupero. Viene ammonito, mi sembra di capire, il numero 24 del Lokomotiv. A fine partita questi sono cartellini regalati, caro tenuto, viene ammonito al 40esimo. Ancora l'Alba Roma, stavano giocando senza aspettare l'arbitro che scrivesse sul proprio taccuino il numero del neo ammonito. Altro cartellino giallo per il Lokomotiv, il numero 15, si è innervosita la partita. Anche Lazzaro viene ammonito, prova a mettere ordine il 26, richiamando i propri compagni. Viene espulso, cartellino rosso diretto, neanche doppia ammonizione per proteste. Espulsione un po' stupida al 40esimo minuto. Un direttore di gara che non accetta proteste. Abbiamo visto estrarre parecchi cartellini gialli, non tanto per i falli, ma per cosa gli viene detto. Eccone un altro! Un altro cartellino giallo, sempre ai danni del Lokomotiv Casilina. A quanto pare questa partita ha avuto un risvolto molto negativo nei minuti finali. Ecco ora la rimessa, vedremo anche quanto farà giocare l'arbitro questi minuti di recupero. C'è bene Rizzi, deve allargare subito, allarga bene, attenzione al recupero del difensore dell'Alba Roma. Prova a superarlo con un dribbling, prova a lanciarlo, attenzione a questa palla che arriva a destinazione. No, fuori gioco, che peccato di questa azione. Era riuscito il Lokomotiv Casilina a trovare il pertugio giusto, ma una questione di centimetri. Situazione beffarda per il Lokomotiv Casilina, che poteva quasi pareggiare in superiorità numerica di 2-1. Ma nulla di fatto per fuorigioco. Ora è tutto Alba Roma, la possibilità di gestire con calma questo possesso. Vediamo Mele che invece esce sempre con la solita classe e calma e va a sviluppare il gioco sul lato destro del campo. Ancora Gatta che porta palla, prova a buttarla in mezzo per la velocità del 26. Abbiamo visto avere un'ottima gamba, però insomma... una palla molto difficile, ora ci metterà tutto il tempo del mondo in questa rimessa dal fondo, scusate la rima. E sarà Mininni a battere, giusto
per recuperare un po' di tempo, anche l'esperienza di un giocatore come Mininni, e perdere anche quei pochi secondi. Prova a girarsi ora il numero 10, che non vede l'inserimento dei propri compagni, si porta da solo, controllato da due difensori del Lokomotiv, e ora cercherà di guadagnare una punizione oppure un calcio d'angolo. Non riesce, non riesce ora il Lokomotiv ad impostare. Vediamo un po', palla in mezzo, stop di petto, la girata di primo, Mininni con il fisico, palla in mezzo verso nessuno, palla che rimane lì, la lascia rimbalzare, ora va di testa a prolungare verso il numero 2. Provato lo scambio, la mantiene in campo, supera anche il guardalinee. Ora il numero 10, attenzione per vie centrali, prova l'imbucata, Rizzi esce tranquillo e probabilmente si concluderà a breve questa partita. Siamo arrivati fino al 45esimo del secondo tempo, tra interruzioni varie, infortuni, gol, rigori, ammonizioni e quant'altro. Si è prolungato parecchio, attenzione a questa palla verso il numero 98, mette il turbo il 2, prova a chiudere con un grandissimo intervento e scivolata, un colpo di tacco il numero 6 dell'Alba Roma, che si fa beffa dei giocatori del Lokomotiv, De Santis, con grande classe, allarga benissimo, attenzione numero 11 tra le linee, allargala sulla sinistra, lo vede uno contro uno con Rizzi, attenzione a questo tiro, c'è il gol del 2-0. Servito ottimamente dal proprio compagno, grande gesto altruistico, uno contro uno, non ha potuto nulla Rizzi, abbandonato dalla propria squadra che cercava di riportare in parità il punteggio. Non si è fatto pregare due volte e con un piattone va ad insaccare la palla alle spalle del portiere del Lokomotiv, che ne subisce due. Ricordiamo il punteggio: Alba Roma 2, Lokomotiv Casilina 0. Autore del gol Mini, il numero 15 dell'Alba Roma, Lazzaro. Ecco uno dei pochi tiri da parte del Lokomotiv, che si spegne lontano e comodo sotto lo scudo impassibile di Casanica, impegnato veramente, veramente poco. Quasi un non classificato in pagella per Casanica, perché non ha fuori gioco ampio questo, grande la spizzata del numero 11. Dicevamo, Casanica non è stato impegnato minimamente in questo secondo tempo, quindi ora vediamo il numero 98 tutto libero sul lato sinistro, fischia l'arbitro, lo va a cercare ora Mele, addirittura si è portato in avanti. E triplice fischio, Alba Roma 2, Lokomotiv Casilina 0. Vi salutiamo intanto dalla voce di questa partita, Fabrizio Branco e l'occhio di falco Massimo Montiroli alla regia. Alla prossima partita.